Benvenuti e bentornati, eccoci qua con un altro episodio su Baldur's Gate 3. Allora, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Avevamo salvato il boschetto di Smeraldo, abbiamo fatto cambiare idea a Kog perché abbiamo trovato la sua lettera che si era, diciamo, alleata con i druidi dell'ombra, se non sbaglio, oscuri, comunque i druidi cattivi. Li abbiamo sconfitti, abbastanza debolucci, devo dire. L'abbiamo detto a Zevlor, quindi rimane come missione per quanto riguarda il boschetto distruggere i goblin, cosa che vorrei fare. Ma prima, allora, sono due le cose. Voglio andare qua dentro a vedere che cazzo c'è e poi vorrei intrufolarmi qui senza farmi vedere usando la pozione dell'invisibilità che ce l'ho qua, che se non ricordo male ce l'ha data Volo come ricompensa, non mi ricordo più, solo che c'è stata Izia con cui non devo farmi sgamare. Se ci parlo non mi dice niente, non posso neanche convincerla. Fai bagagli e vattene, che cazzo vuoi da me? Allora, intanto andiamo qua a vedere che cazzo c'è. Aha, una prigioniera. Una goblin. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Ah, questa sta ancora incazzata da quando siamo arrivati al boschetto. In pratica questa dovrebbe essere quella, diciamo, che ci abbiamo parlato quando è morto suo fratello, appunto, sopra al, diciamo, all'entrata del boschetto, che stavano proteggendo, gli è arrivata una freccia e non ha fatto una bella fine. Allora, chiudi il becco, potrebbero essere le tue ultime parole. Frapponiti tra te e la balestra. Vabbè, sì, tra te e la balestra, ovvio. Frapponiti tra la balestra e il goblin. Io vorrei parlare col goblin, sinceramente, perché potrebbe esserci utile. Ma non ne sarei così sicuro. Abbassa la balestra o ti spedisco dritta da tuo fratello. No, con quale cattiveria. Colpiscimi pure. Uccidere qualcuno in fondo è facile, no? Questo non vendicherà Canon. Attenzione, nuova marca di macchine fotografiche. Non cambierà assolutamente nulla. Leggi pensieri della Tiefling. Vai, a me piace un sacco questa cosa. Attenzione, tiro molto difficile. Ok, boh, ce l'abbiamo fatta, che culo. Non avevamo niente, non avevamo nessun vantaggio. Canon would hate me for this, but he's not here. They took him from me. È la guerra, mia cara, è la guerra. Don't you dare! Damn you, damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? Ma non abbiamo detto che vivrà, vogliamo solo fargli qualche domanda. Perché non è una sagoma d'addestramento, è una persona, non è vero. Se muore, si porterà nella tomba tutto quello che sa. Questa è la risposta. È una prigioniera goblin, non spetta a te decidere della sua vita. Ho le mie ragioni. Non ti preoccupare, abbiamo poteri che te neanche hanno approvato tutti. Perfetto. Che cazzo vuole, Gale? Che palle, ragazzi! But I witnessed a similar standoff back at the Yawning Portal. Of course, an establishment like that invites all sorts of outlandish entertainments. Ok. Cos'è il portale sbadigliante? In cosa consisteva lo stallo? Non sono dell'umore di ascoltare aneddoti. Voglio chiedergli cos'è il portale sbadigliante. Oh, never a dull moment there. Adventurers come from all over Faerun to try their luck down the well. Bellissimo, il puledro impennato. You see, full of death, danger, and vast amounts of treasure. Hard to resist. Però, in cosa consisteva lo stallo? Vediamo un po'. Oh, a drow, a dragonborn, and a cleric of Siric walk into a bar. Your standard fare. Maybe someone was cheating at cards. Maybe it was some weird lover's quarrel. In any case, out came the crossbow, and a hush fell over the entire room. Pensavo fosse qualcosa di più interessante. Ti prego, dimmi che è partito un colpo. Sai una cosa, non mi interessa proprio come finisce questa storia. Cioè, sono curioso, però, figa, non voglio sentire una, un
C'è una storiella da bar, che cazzo me ne frega. Proviamo, proviamo a sentire. And yelled, Shadow Dark Ale for everyone. The crowd cheered. The tension drained into five dozen tankards. And soon all was well. E te mi hai interrotto per dirmi sta cagata. The most powerful magic is calling for a round of drinks. Come in tutte le locande. All I did was call for ale, but you went and stood in front of that crossbow. Well, I'll drink to that. Every last one of you. Vaffanculo, Gale, ma vaffanculo, dai. No! What are you messing with my cage for? It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the absolute and hang you by your guts. Ti ho appena salvato la vita, mostra un po' di gratitudine. Chi è questa assoluta che adori così tanto? Il tuo dio? Chiediamo. Goddess. Dea. Scusa. We're burning her name across the face of the world, we are. The absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. Quanta poesia. Hai suscitato il mio interesse, hai qualche libro sacro con te? Cosa vuol dire? Perché sta domanda, scusa? E la tua dea onnipotente non puoi tirarti fuori da questa gabbia? E la pio per il culo. Maybe she sent you to help me. And you will, if you want to save your skin. No. And if the teeth stick a few arrows in us on the way out of here, don't worry. Priestess Gut will patch us up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. I wonder how she feels about trepanning. Ok, mi piacerebbe molto incontrarla. Bel racconto. Quanto l'hai pagato? Una moneta di rame nella taverna più vicina? No, no, non mi interessa incontrare. Cioè, mi interesserebbe, ma non così, diciamo, non allearmi con. Oppure proviamo. Proviamo a a chiederlo. Get me out of here and I'll tell you where to find her. Deal? No, mi hai già detto quello che mi serviva, troverò la sacerdotessa da sola. Nemmeno per sogno puoi marcire in quella gabbia. Con la 2. Even if you did find my tribe, they'd set the wargs on ya. You need me. Get me out of here and I'll tell them what a good friend you are. No, no, siamo già buoni amici, non ti preoccupare, non ci attaccano. Affare fatto, ti tirerò fuori. Nemmeno per sogno puoi marcire in quella gabbia. Suit yourself. Looking forward to seeing what your innards look like. Oh, you teeth are all boring. Even your cages are boring. Ma la posso ammazzare? Così giusto per. Vediamo qua cosa c'è. Nada. Perfetto. Anche per prendere i suoi averi, metti che ha un'arma interessante. Non c'è nessuno qua dentro. Serratura chiusa. Allora, qua non mi dicono niente se la scassino. Non si può fare. Va bene. Attenzione, c'è un. Si può andare giù? Wow. Scusami, ma. Aspetta. Col salto. Voilà. Porta di pietra. Aspetta, però, prima vammi giù, per favore. C'è qualcosa qui? C'è niente? No? Vabbè. Sesto marcio. Fungo marcio, giustamente. Aspetta, fammi vedere intanto cosa c'è qua. Vai, bravissimo. Allora, aspetta, quel fungo non mi piace, è meglio se non mi avvicino. Però. Esamina. Gambo torcia denutrito. Anche se a fatica questo fungo risplende con ancora di una luce rossa minacciosa. Mi sa che esplode se mi avvicino.
Quindi evitiamo. Che dite? Che succede? Porco due, è esploso. Barile di legno. Sì, però se il mio personaggio dice di stargli lontano, stategli lontano, per Dio. Qua c'è una roccia druidica. Orsa. Che cazzo è? La coppa tre maghi. Coppa di vetro. Questa coppa è fatta di vetro, grazie. Zaffiri ora, finemente intarsiato. È tanto delicato quanto prezioso. Questo cos'è? Olio del piromane. Rivesti la tua arma attiva di olio del piromane. Quando colpisci un bersaglio, rimuovi la sua eventuale resistenza al fuoco e rendilo vulnerabile ai danni da fuoco. Non ha effetto su bersagli immuni ai danni da fuoco. Interessante, interessante. Prendi tutto, prendi tutto. Che magari la coppa lì. Ah, possiamo entrare qua. Abbiamo fatto il giro. Figo. Quante emozioni, quante emozioni questo giochino che ci regala. Vieni qua. Voilà. Bello. Cioè, sono riuscito ad andare quassù e adesso io posso calarmi qui. Ma bellissimo. Infatti stavo giusto pensando come fare. Qua in teoria non dovrei farmi male. Voilà. Stop! This place is off limits. Leave. Chi l'ha detto? Sei chiusa in una bettola qua. Sto solo dando un'occhiata in giro. Studia la sua espressione e cerca di intuire cosa prova. Non preoccuparti, sono qui per aiutarti. Mi dispiace, non posso. Mi è stata assegnata questa zona. Silenzio, ragazzino. Un'altra parola e ti spezzo il collo. Beh, dai. Intuizione. Vai, intuizione. Mettiamo anche la guida della nostra culo scuro. Vai, 12, perfetto. Siamo andati vicini. Grimace of pain. Something is wrong with her legs. Damn it! Don't paralizzata. Look at me like that. You can stay. Just keep your hands to yourself, all right? Serve una mano a rialzarti? I just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion. Ok. Quindi si è bevuta una pozione di troppo? Dove hai preso la pozione? Ti hanno rifilato un intruglio scadente, evidentemente. Non preoccuparti, quasi tutti non si reggono in piedi dopo aver bevuto parecchia pozione. Non può rincorrere, riprende la sua borsa e vattene. Poteva essere bella donna. Cicuta, veleno, insomma. Vai. What? No, the potion worked. I'm strong as a bugbear and fearless. The old lady warned me that this might happen, that it was a side effect. Chi è la zia? Hai parlato con la zietta? Ma guarda te, a quanto pare ti ha gabbata. Attenzione, con quali termini? No, she's been nothing but kind to me. Why would she? Sorry, I need a moment. I'm not feeling the best, but I'm sure it'll pass. All the bloody things to happen. Ok, però qua in teoria ci dovrebbe essere un topolino con cui avevo parlato. Eccolo qua. Il coso malvagio nel forziere. Ah, è vero, mi aveva detto che c'era qualcosa nel forziere di malvagio. Perché in pratica lui si era scheggiato un dente, poveretto. Però prima di una cosa qua, prima di andare avanti, trovare la non mi viene, non ce la faccio, non ce la faccio a dirlo. Abbiamo scoperto che una tribù di goblin è guidata da una sacerdotessa in grado di effettuare potenti magie. Scendere a patti con i goblin è rischioso, ma potrebbe essere un modo per trovare una cura. Noi ancora stiamo cercando la cura, effettivamente, anche se non sembra. Ops. This is a restricted area. Time to explain yourself or this guard will be restricting you. Che palle però, che palle sta qua. Forse qualche moneta d'oro potrebbe rimediare alla piccola imprudenza. Prova a ribattere per uscire da questa situazione. Cerca di spiegare che non ti stavi intrufolando. Proviamo a spiegare.
Inganno, sono io il tuo vecchio amico, cuore oscuro. Perché con cuore oscuro siamo? Non sbatteresti la porta in faccia a un amico, no? Allora. Possiamo tornare indietro? Vabbè, facciamo persuasione. Tanto abbiamo sempre meno uno con carisma con tutti. E purtroppo ci ha dato... Ma perché il tuo vecchio amico cuore oscuro? Però siamo con Drasil, sì, mi sa. Vabbè, però vabbè, lasciamo stare. Meglio far finta che abbiamo il permesso di stare qui, piuttosto che ammettere di avermi lasciato arrivare tanto lontano. Proviamoci, oh. 22. Adi, tanto ormai siamo qua. Se nella merda, se non è una merda, bene. Ci riproviamo, dai. 16. Mamma mia. E usiamo l'ispirazione. Minchia. No, non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Proviamo l'ultima volta. Merda. Merda, peggio che peggio, porca puttana. Usually this is the point where the guard leaves you alone. Ma non oggi, che pugnetta, ragazzi, che siete. Dai, paghiamo sti 522. Guarda, mi fate scattare una rabbia voi che non... This is a restricted area. Time to explain yourself. Ho capito, non ci avete dato il tempo di andare via. Ma di nuovo devo ripagare? Con Karlach, perché è entrata quella deficiente. Karlach, dobbiamo ripagare di nuovo per te, porco due. Posso parlare con lei? No, no! Posso chiudere? Posso bloccarla sta porta? Allora, posso fare in modo che lei stia zitta con qualche incantesimo? Cazzo, non abbiamo sonno, tipo? Gale? Fai sprofondare un massimo di creature in un sogno magico. Mi va bene lei, mi va bene. Ma vai a cagare, va, potevamo farlo prima ogni volta, sta storia. Chiave dell'armadietto. Ora dove ero rimasto? Lei si è... Allora, intanto. Fatemi vedere un'occhiata. Quanto abbiamo speso? Puttanaio, avevamo un sacco di soldini. Ma è questo il coso malvagio? Chiunque può far colare sangue da una pietra, se i suoi bordi sono abbastanza aguzzi. Allora, il coso se n'è andato. Qua c'è l'armadietto, abbiamo preso la chiave. Solo che adesso non possiamo addormentarla, sta qua. Non si può dare qualche sonnifero o qualcosa del genere? Silenzio. Silenziato. Proviamo. Ma non abbiamo la chiave dell'armadietto, era. Boh. Minchia, ragazzi, oggi non è giornata per i tiri. Che culo. Dai, entra qua. Niente. Non so che altro guardare. Armadietto. Questa probabilmente è la roba dei Tiflin a sto punto. Andiamocene via, va. Lasciamo stare incoglionita qua a parlare con le sue gambe, va. Ma vaffanculo, va. Ti volevo andare anche una mano, adesso te ne resti lì. Ingrata di merda. Intanto noi le abbiamo ciupato quello che le dobbiamo ciupare.
Non so effettivamente se... Minchia. Minchia. Cuore scuro, togliti. Santo cielo. Come rischia lei la vita inconsciamente. Allora, non è andata proprio come nei piani, eh. È andata un po' di merda, un po'... Minchia, se non sta zitta quella goblin, guarda. Vediamo qua cosa c'è. Attenzione, ragazzi, attenzione. Ma sto boschetto è sempre più grande, sempre più grande. Il rado del fulgore negli occhi. Bisogna stare allerta. Ma ci sono dei goblin qua. Ma stavano facendo il giro per arrivare ad attaccare il boschetto. Statua guardiana. Perché è rossa? Le altre sono sempre state blu. C'è qualcosa che non mi piace. Io riesco ad arrivare là? Porco due, torna indietro, tornate indietro tutti, tornate indietro. Merda. Merda. Che male che ci ha fatto, tantissimo male. Tocca fare un riposo lungo perché non ho riposi brevi, non... E cioè è inutile sprecare le pozioni alla fine. Tanto mi danno poca vita, non abbiamo gli incantesimi, che cazzo... Niente, che devo dire? Torniamo all'accampamento. È l'unica, signori. È andato tutto male quest'oggi, è andato tutto male. Che figata, bellissimo l'accampamento sottoterra. Nelle caverne è bellissimo. Forziere del viaggiatore. Allora, io avevo spostato... Ci ho pensato adesso, cazzo. Speriamo che sia rimasto da qualche parte. Io avevo spostato una cassa vicino al posto dove dormiamo. Era una cassa tipo questa e le avevo messo dentro tutte le razioni da campo, perché pensavo che rimanesse questa cassa all'interno del campo. Ma adesso non la vedo. È un problema, perché c'erano tutte le scorte da cioè tutte. Alcune me le sono tenute io. E anche ci bastino. Cazzo, come sto utilizzando? Porca miseria. Ok. Qualcuno che vuol parlare? Perché comunque dobbiamo parlare con i nostri compagnoni, eh. Dobbiamo parlare quando ce lo chiedono. Anzi, dovremmo parlare più spesso di quello che sto facendo, perché sono... Vediamo se mi dà ancora le scorte da campo. Sembra di sì. Sembra che me le dia. Perché avevo messo tutti i pezzi di carne. No, non me li dà invece. Non me li dà. Riposo completo. Vediamo se accade qualcosa nella notte. Sembrerebbe di sì. Astarion? No. Hey soldier. You want to sleep, no. No, avevamo gli occhi chiusi per gioco. Attenzione. I'm buzzing, honestly. I couldn't wait to talk to you. Isn't it mad? How good life is. Sì. Capisco cosa intendi. Quando ti vedo non riesco a pensare ad altro. Ammiro il tuo ottimismo, ma è davvero così bella? Io andrei con la 2, sinceramente. Yes. Soldier, you're saving me. Every time you speak my name, fight beside me, share what's yours. I'm reminded that I'm alive. Properly alive. Mi fa piacere. Oh gods, I want to ride you to UC stars. Bellissima, solo che vedo un pochino troppe fiamme, secondo me non è il caso giusto. Non me lo farò ripetere due volte, che aspettiamo. Effettivamente sarebbe da andare di questa. Ti piace andare dritto al punto, eh? Karlach, mi piace, ma ci conosciamo appena. Prima dobbiamo trovare una soluzione al problema. Motrice infernale. Mi dispiace, ma non mi interessa in quel senso. Allora, sarei curioso di vedere la scena. È troppo curioso, veramente. Vorrei vedere come cazzo l'hanno fatta. Prima dobbiamo trovare una soluzione al problema motrice infernale. Secondo me, forse non possiamo toccarla, lei. Vedo un pochino fiamme in escandescenza, eccetera. Proviamo con la 2, dai. Guess not. I just feel what I feel. No sense hiding it. Non ha tutti i torti. Andiamo con la 3, dai. I know. What I want and what I can have are two very different things.
I'm just... combustible. 10 years is a long time without anyone's touch but my own. And when I look at you, I just feel... explosive. Attenzione, madonna, l'abbiamo... fatta innamorare. Preso una cotta per noi. Che ne dici di un bacio? Attenzione, di un bacio. Sei incandescente, come cazzo fai a baciarla? Anche te. Forse dovremmo mantenere distanza allora. Le fiamme bruciano più forte quando sei eccitata, giusto? E se ti raffreddassimo un po'? Oh, voglio la terza, voglio sapere la terza. Sarei andato di bacio perché volevo vedere proprio la scena. Però che la terza... E se ti raffreddassimo un po', che cazzo vuol dire? Around you. Tall order. But if you've got an idea, I'm all ears. Sono curioso, vediamo sto cazzo di dialogo. Conosco qualche magia che potrebbe aiutarmi a domare il tuo fuoco, vediamo. Potremmo leggere... Cosa vuol dire leggere un libro? Beh, per addormentarsi quello. Parliamo, so così poco di te. Magari non posso toccarti, ma potrei dirti quello che mi piacerebbe farti. Attenzione. Proviamo con dei respiri profondi. Inspira ed espira. Tutte cose che secondo me per lei non servono, a parte forse un incantesimo. Io vado di incantesimo, non mi interessa. Sleep on it, maybe. If you've thought of something by morning, I'd love to know. For now, it's enough just to know you care enough to try. Bellissimo, è un peccato non averlo visto, però per me non l'avremmo visto perché lei cioè va in escandescenza e diventa una salsiccia in mezzo alle gambe, non quello che dovrebbe essere. Carina come cazzo si dice? Mi viene in mente. Allora, lasciamo intanto l'accampamento invece che sparare cagate. Bellissima, anche il bacio avrei voluto vedere che cazzo saltava fuori. Però pensavo effettivamente che lì per lì andasse a fare effettivamente qualcosa con lei, tipo una magia di gelo, qualcosa del genere. E invece no, non è andata così. Allora, procediamo con l'arrivare dai goblin. Runa dell'orso. Questo è un orso? È un orso. Sì, è un orso, come questo. Allora, aspetta un attimo, fammi fare una roba. Se io faccio la mano, manipolare gli oggetti ed interagire con essi, permanente. Cosa mi ciuppa? Niente. Vai. Ok. Abbiamo disattivato la statua, perfetto. Madonna, l'intelligenza. Abbiamo usato la manina. Allora, però, per prima cosa, io parlare con gli animali lo voglio sempre. Perché non si sa mai. Compagno Ranger, io lo farei sinceramente perché ci potrebbe aiutare. Ragno, lupo, compagno. Io voglio provare il ragno anche se non mi fanno impazzire, però... Che schifo. Ma è bruttissimo. Ma è più... Mamma mia. Boh. Vabbè. È nostro amico, non ci fa del male, quindi va bene così. E a sto punto... anche il famiglio. Topo, ragno, rana, granchio, corvo. Non venire verso di noi. Non venire verso di noi, che schifo. Mamma mia. Va bene. Allora, tutti giù nascosti, tutti giù per terra, per favore. Vai. Agiamo nell'ombra, magari. Abbiamo gambizzato, ok, perfetto. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Prepararsi. Andiamo di un'altra frecciatina al tizio. Tiro ripetuto con vantaggio, vediamo. Mancato. Ma vaffanculo. Ma testa di cazzo. Azione bonus. No, vabbè, adesso per il momento. Mi va da qua, per favore. Ok. Che schifo, madonna.
Ragnatela. Emette una densa ragnatela. Ah, là. Così magari rimangono invischiato. Lui è invischiato, quindi ok. In teoria il ragno non si può invischiare. Ecco, cosa buona che ci potrebbe dare il... dare il ragno è il fatto di poter invischiare le persone. Quindi tanta roba. Oh, fide. Niente, non possiamo usare un cazzo. Che odio. Che odio. Sorpreso. Ok, sorpreso. Bene. Ci fa piacere. Di nuovo Drasil? E gli altri compagni, scusatemi? Voi non... In piedi, per favore, venite qua. Where do I go from here? Perché solo noi combattiamo? Non lo so. Sono alquanto scandalizzato, devo dire. Ok. Possiamo far niente. Perfetto, ci fa piacere. Me lo attacchi, per favore. Là! Perfetto, perfetto. Tocca a loro, tocca. Intrappolato, ma va bene così. Proviamo a affascinarlo. Bene, ce l'hanno già distrutto il ragno. L'abbiamo affascinato, perfetto. Per un turno non ci può attaccare, in teoria. E invece... Ok, sono entrati in gioco i nostri... Ah, ce n'è un altro. Pezzo di fango schifoso. Vai. Bene. Non ci ho pensato al disimpegno. Puttana, trota. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Mamma mia, la putenza. Vai. Ah. Vai. Non ci interessa dell'invischiatura. Caputena. Ma tutti su Gale ce l'avete. Ma poverello. Ma che cazzo vi ha fatto lui? Cuore oscuro, cuore oscuro. Porca miseria. Per favore, me lo distruggi? Non ci arriva, non ci credo. Proviamo con la freccia, che te devo dire? È morto? Meno male. Sono tre goblin in croce. Cioè, per favore. No, cerchiamo di non renderci ridicoli. Tre. Ok, va bene. Chieres, noi. Vai. Vai. Olè. Vattene a fanculo. Vai qui, per favore. E ok, tanto... Sì, va bene, va bene, va bene. Vai qua. Vai qui. Dai, su. Che è successo? È morto. No. Aspetta, mettimi questo. Vai. Te pareva? Cuore oscuro, sei inutile. Sei veramente inutile. Sei una cosa fuori di testa, guarda. Olè. Meno male che c'è Karlach. Cioè, a sto punto io puntavo più su cuore oscuro, sinceramente, perché dai, mi ispira un pochino di più, ma a sto punto, cioè, vado con Karlach, la grande. Poi magari si può andare con tutte e due, però. Sarei curioso di, effettivamente, di vedere se vado con Karlach e poi su cuore oscuro ci vuole anche a noi. Chissà, beh, magari sono di ampie vedute. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. Una cura? Privo di sensi. Sì. No, non scappare. Oh, thank you, thank you. I thought I was gonna die down here. Ma che cazzo? Ma che capelli è? Sembra un personaggio di Shrek. Come hanno fatto questi goblin a sgattaiolare nel boschetto? Nessuno ti stava cercando? Mi stupisce che i goblin non ti abbiano ammazzato a vista. Hai idea del perché? Aspetta a ringraziarmi, sono qui per finire il lavoro. Andiamo con la te, con la tre. Asking questions about a weapon. I told them the only weapons here are the ones the foul bloods brought. I must tell the others what happened. I step careful. There are traps in these tunnels. Grazie, l'abbiamo già visto. Mazza come corre via. Veloce come il vento. Qua abbiamo già preso. Ocio al...
Lasciavi penne, la diamo alla nostra amata Karlach. Però mi ha intrigato la nostra signorina Karlach. Attenzione, mi piace. Devo dire che il suo caratterino mi gusta parecchio. Allora, di qua si arriva da una parte. Andiamo innanzi di tutto a prendere questo, prima di continuare. O c'è le statue, perché... Ah, ci sono delle altre statue. Questo me lo prendi, quello no. Ci sono delle altre statue, vediamo un pochino. Pozione di lettura della mente, wow, bello. Cosa ha fatto? Runa dell'aquila. Premila. Che culo, siamo arrivati dalla parte giusta. Merda, che ci fanno il culo ste statue. Ci fanno veramente il culo a stelle e strisce. Allora, guardo un attimo negli altri bauli. Ecco. Questa è una cosa molto buona. Ti prego. Oh, sì. Ti amo. Karlach mi sembra che non ce l'avesse. Come minimo, dai, ne teniamo due per personaggio, perché almeno così... Ok. Mamma mia, quante robine interessanti. Perfetto, ci piace. Attenzione. Occhi aperti, sono delle trappole in giro. Disattiva. Vediamo se contiene qualcosa al suo interno di estremo valore per noi. Ok, perfetto. Posso? No, giustamente, dobbiamo scassinarla. Vai. Ma quanto cazzo è intrigato sto giochino? Ma quanto è figo? Madonna mia, bellissimo tutto ciò. Trabocchetto della natura. Acchiappa mosche. Se il bersaglio non è un vegetale o una bestia, potrebbe essere intrappolato. Gale, tutto tuo, guarda. Tutto tuo, mio caro. Dardo stregato. Bello. Che figo. Ok. Qui nient'altro? Va bene. Allora, io vorrei andare anche qua. Potremmo ritentare di fare la stessa cosa, perché sembra che la mano spirituale di Gale, la mano magica di Gale, sia... qua probabilmente si esce. Allora, prima tentiamo di aprire... di andare qua, perché sicuramente sorvegliano qualcosa. C'è un cadavere. Umano morto, beh, giustamente. Il fesso che c'è andato ha fatto una bruttissima fine. No. Allora, ci mettiamo qua. Vero, giusto? Non succede niente finché stiamo qua. Ok. No, non ci credo. Dobbiamo fare un riposo breve. No, vaccata schifosa. E niente, lo facciamo. Non mi interessa. Ok. Dammi la mano. Porco due. Mi vado a interagire con la... Devo dire che è sfumata la nostra possibilità di usare la mano. Andiamo con Karlach perché è la più potente. Le prove di intrattenere e intimidire. Ah, proviamo ad andare con lei, signori. Proviamo a fare una cosa. Stacchiamo tutti. Ok. Muoviti. Muoviti, Karlach. Muoviti. Uff. Perché con lei non è partito niente? What? Looking ahead. Mi sa che con lui non riusciamo ad andarci. Niente, facciamo tutto con Karlach. Ok. Ambra di fuoco, ingrediente alchemico. Combina tre... per ricavarmi delle ceneri. Diamolo a lui. Bomba di polvere nera. Però. Interessante. Chiave bruciacchiata. Una chiave d'argento annerita dalle fiamme. Stretta tra le dita di un vecchio cadavere in una caverna druida.
effettivamente è lì che l'abbiamo trovata. Vabbè, questi te li puoi tenere pure tu. La ricompensa per essere stata brava. No, tanto non ci serve. Andiamo qua. Ci dobbiamo far passare la pala da Drasil, però. Drasil, dammi la pala un attimo. Dov'è? Dove l'hai messa? Qua. Vai. Dimmi che qua c'è qualcosa di interessante. Cose alchemiche. Vabbè, prendi tutto. Mi puoi tornare qua? Grandissima. Olè, perfetto, perfetto. Bene. Abbiamo usato un riposo breve per niente, però va bene. Allora, proviamo di qua. Vediamo dove cazzo sgattaioliamo fuori. Troppo alto. Perché troppo alto? È sempre troppo alto per te, Drasil. Ma maledizione. Andiamo con Carla, che te devo dire? No, gli altri non ce la fanno. Di solito Cuore Oscuro riesce. Vediamo. Biblioteca dell'Enclave. Ah, siamo dietro... sì, dietro la biblioteca. Ocio. Condotto. Disattiva. Ah, ma stavano scavando delle buche allora, i goblin maledetti. Classe di difficoltà 30. Merda. È tanto. È tantissimo. Dimmi che con lui si abbassa. No. Ah, niente, dobbiamo andare a dirglielo a sto punto, scusami. Scusa, voglio fare una prova. Salva pure me la partita perché siamo anche un po' rimasti indietro con i salvataggi. Ma se io faccio così, esplode tutto, vero? Ah no, mi dà... Che schifo. Esplodiamo quindi? No, mi fa provare in continuazione a disattivarla, ma secondo me non ci riusciamo. 30 è tantissimo, quindi stavano pensando di passare di qua oppure, oddio, da questa parte non so se sarebbero riusciti perché c'era la statua, però stavano pensando di fare dei fori, dei condotti che passassero. Ah beh, potevamo passare di qua, che tonti. Stavano facendo dei passaggi segreti dietro la biblioteca dei druidi. Interessante. Dobbiamo andarla a dire allora. Qua dove passiamo? Dove sgattaglieriamo fuori? Attenzione, delle trappole. Che è successo? Scusami. Ah, si entrava da qua, quindi entravano da qui. Sì, lo so che l'abbiamo. Siamo usciti da lì, cici. Passaggio sotterraneo. Ah. Stiamo andando avanti col boschetto di smeraldo per parecchie cose. Lo stiamo... Allora, abbiamo sventato il colpo di stato da dentro. Stiamo mandando all'aria tutti i piani dei goblin. Madonna, ci devono fare una statua a noi, altro che agli animali. Permessico. Grazie. Ah, niente. Provo ad andarglielo a dire a Kuga. Era lui? Probabilmente dalla chioma. Ok, no, i loro problemi di coppia, a noi non ci interessa. E Zev e la sua gente possono restare? We will grant them safe harbor until they depart. Meanwhile, help us contend with the goblins. Perhaps we can dissuade them from attacking. Ciccio, proviamo a parlare con lui. Ma non gliel'hai detto, scusami, non sei rincoglionito. Oh, my savior. I wish you could have visited in better times. Ma... Ecco, qua c'è un piccolo problema di comprendonio. Cioè, abbiamo appena scoperto che i goblin stavano...
Stavano passando da sotterranei segreti. Qualcuno ci dia ascolto, per favore. Ascoltateci. Dov'è la biblioteca? Questa è la biblioteca? Non... Stanza dei druidi. Questa è la biblioteca. Da qua verranno fuori. Vero? Biblioteca delle Encave. C'è un parassita nelle vicinanze. Dovresti cercarlo con più attenzione. Probabilmente è qua. Posso farlo? Non c'è nessuno. Leggi. Segui la traccia del druide, scopri in quale cunicolo si rifugia e torna a riferirmelo. Ricorda, questa è solo una ricognizione, non combattere, non uccidere nessuno. Limitati a osservare, poi torna, deciderò io come agire. M. Scusami, io come faccio a sapere... C'è qualcosa laggiù. Dove laggiù? Devi essere più specifico, Drasil. Io non ho visto, cazzo. Qui? Ah, non ho visto, non ha evidenziato niente. Aspetta. Lastra di pietra, scassina. No. Ah, niente, non ho visto quale intuizione ha avuto, sinceramente. Notte sul parassito, sì. Drow, come cazzo si chiama. Il parassita si annidava nel nucleo della materia cerebrale, sicuramente di natura illithid. Eppure il corpo ospitale sembrava essere inconsapevole finché era in vita. Nessun segno visibile di ceremorfosi nel cadavere. Molto strano. L'ultimo appunto è una singola parola sottolineata. Alterato. Ok. Esemplare parassita Manflayer. Cazzo, potremmo prenderlo per potenziarci. Io lo faccio. Mi interessa. Mi serve. Devo potenziarmi. Ep. Arrivederci. Scappiamo. Via. Ok. Parliamo con Nettie. Sì, ma ti stanno entrando in biblioteca i goblin. Non ancora, sai dove è diretto Halsin? Guarda, andatevene a fanculo tutti quanti. Ecco, questo è non sinceramente, cioè, lui è tornato, non ha avvisato nessuno. Forse sarà una cosa che verrà in automatico dopo, a sto punto. È perché non ha fatto niente. Io non so che altro fare, non riesco a scassinare quella roba. Troppo potente per noi. Difficoltà troppo alta. Niente, signore, io direi che siamo andati un po' per le lunghe, abbiamo scoperto il piano dei goblin, abbiamo fatto un po' di danni ma senza troppi casini qua nel boschetto druidico, abbiamo parlato con la prigioniera Lee Goblin che ci ha dato un pochino di informazioni, siamo entrati qua dentro dove c'è la paralizzata, maledetta bastarda, mi sta sul culo perché non abbiamo fatto niente, stavamo solo... cercando informazioni come detective, quindi che se ne vada a fanculo e se ne stia lì dentro. E niente, abbiamo provato ad avvisarli ma non è successo niente. Magari prova ad andare con Zavlor, prova a dirglielo, chissà, ma non è sul boschetto, che cazzo gliene fregherà. E niente, proviamo ad andarglielo a dire, se non è così vi saluto e ci vediamo alla prossima. E la prossima, non so, forse andremo nell'Underdark, proveremo a ritornarci, vediamo se riusciamo a distruggere i due Minotauri, oppure andiamo a combattere i Goblin, oppure proviamo ad aprire il tomo, cosa interessante da fare sarebbe, aprire, non lo so, vorrei parlare di un'altra cosa. Cosa ha condotto la tua gente in mezzo a questa isola? Perché alzi nell'avventura? No.
No, 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 non c'è opzione di dialogo per quanto riguarda il sotterraneo lì. Va bene così, va bene così. Allora, io come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commentino, se volete dirmi la vostra, qualche consiglio. Questo gioco è una figata pazzesca. Iscrivetevi al canale così potete rimanere aggiornati sulle varie avventure che stiamo vivendo. Io vi saluto e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.